ma ti avevo dato un R6, non me ne ero accorto. La sento che l'anteriore è ballerino. È più leggero, appunto, come diceva Giampaolo, a te. Ma molto... a me però c'è anche un problema. Io tengo il cannotto di sterzo forse troppo serrato. Ma infatti sento anche un rumore quando la forcella si abbassa, sento tutto un rumore di ferraglia. Vabbè, che è un pezzo di ferro, è il mio pezzo di ferro. Però fa paura. Per avanti non sento niente, ed è a te la molla che si sente. A te si sente proprio qua, non c'era niente, non c'è niente, però a te non era la stessa cosa. È andato sopra integra, addirittura posso togliere una mano dallo centro. Thank you.
lo faccio una ciaccia, ho già bevuto oggi. Mi sento un po' più tranquillo effettivamente. Comunque dovrò imparare a farla scorrere di più, ma c'è una paura incredibile, cioè. Molto, però adesso se non la tocchi e la guidi e non cerchi di toccarla da come sta, la guidi soltanto, vedi che migliora tanto la cosa. Poi deve lavorare molto chiusa, cioè io a differenza tua qua sento che posso, io uso il freno davanti sulle pietre smosse, usate il freno davanti. Infatti sì, si poteva usare, a me è impossibile. Qua è impossibile, sulla tua non è possibile questa cosa. Però ti dico una cosa, la mia è troppo dura. Chi è? La mia è troppo dura. È sostenutissima, però è dura, proprio dura. Questo terreno qua è dura. Sì, però per esempio la tua era tutto più morbida. Preferisco questo come comportamento. Però è tutto più soft, ovattata. Solo la molla, quando prende quei rimbalzi forti, ti fa proprio cagare sotto. Io ho preso sulla stradina veloce dove ci siamo fermati, ho fatto la stradina veloce, poi l'ultimo tratto ci sono due pietre, ci sono arrivato con la velocità di quella stradina, come ho toccato quelle pietre, pam! Questo non succede qua, però generalmente è tutta più dura, paradossalmente mi ha stancato un po' in più questa a scendere adesso che questa, sono sicuro che a salire sarà il contrario, perché quella molla a salire... Vabbè, sì, considera, io mo questa qua la sento oro rispetto alla tua, cioè considera pure che cambiando moto sta più rigido, stai con una, non conosci le reazioni. È strano che stanca più la tua che la mia, cioè più. No, ma aspetta. È più dura, perché è tutta più chiusa questa qua. No. Però dire che stanca di più è soltanto questo fatto dello sterzo, che a me è duro. Poi tiene leva dura della frizione molto lunga, allora devi tenere la mano aperta. Nella leva del freno ci devi applicare molta più forza sopra, te lo sfiori e funziona. Ci stanno tutta una serie di cose, di diverse. Però la cosa importante è che hai provato AVR e ti continua a piacere la tua. Sì, sì, sì. E questa è una cosa importante. Però quello che ti posso dire, ragazzi... Forse può essere che se raggiungo un ritmo più alto è capace che mi trovo... No, l'importante è che tu ti devi trovare bene con questa, le altre moto sono relative. L'importante è che adesso ti senti un po' più sicuro con questa e la lasci così, perché quel mono che lavora come l'avevi lasciato tu va bene solo per andare a 10 km/h. Come va via, appunto? Con quello mono non ci pensai a camminare, non ci pensai proprio di provare a dare gas su una pietraia con quel mono in quelle condizioni, arriverebbe a pacco. Vuoi salire o vuoi scendere? Facciamoci sta salto a rampa, così prendiamo la rincorsa su rettilineo e saliamo un po' più agili. Vabbè.
moto non va male. Ma mi piace o non mi piace, nel senso che in curva ho visto che curvando sulle pietre ha delle reazioni bruschissime, mentre se sto dritto il mono lo sento che lavora, ma va in amore proprio. L'anteriore non è quello che mi stanca. No, ti spondo, ragazza. Senti, purtroppo, avendo provato adesso tutte e due, ti posso dire che ci voleva una vita e mezzo. Quella moto, non, secondo me, provando la tua, ti dico che non va benissimo. È troppo dura. Per avere il giusto sostegno è troppo dura. Secondo me dovresti provare la VR di Rocco per avere un'idea di come deve andare una moto. Almeno una moto facile, poi magari proprio che le giambaule è ancora un altro livello, però. Sì. Però una moto facile secondo me devi provare quella di Rocco. Provi quella di Rocco te ne. Allora sì, che dici va bene. Questa qua per me te ne solo un problema, a molla. La molla e poi. Fagli fare, visto che hai già speso soldi e non ne devi spendere altri, vai da lui e glielo dici, voglio più sostegno idraulico, tanto non si deve prendere niente e ti deve aumentare il pacco lamellare. Poi allora continuiamo a regolare, con la molla, come troviamo la molla la mettiamo e risolvi il problema, ma certo va bene. E ti posso dire una cosa, io ho apprezzato tantissimo il motore. Ma mo il motore va un'altra cosa, prima slittava. Slittava, mo lo senti il motore. Faccelo mio. E te l'ho detto, io come ci sono salito oggi tu? Ero appiato questo motore. Perché non me lo ricordavo. Ma ce l'hai spaccato? Che con tutto è caduto, capisci? Devi fare una cosa. Aspetta, ce la faccio io. Apriamo il. Cioè mettere la molla fatta come si deve e fare queste ultime cose, poi devi solo guidarla, fatta però il in mano a coppa, perché tu vai a cercare un qualcosa che non è normale per una moto, quel tipo di assetto che ho trovato dietro poteva servire soltanto per fare passeggiate, non serviva a niente. Vedete se mi riesco a sbloccare a prendere più velocità, ma ho troppa paura di sì, di però non di andare male. A mettere la moto morbida per agevolarti i passaggi difficili, perché tu che fai? Ti vai a mettere la moto fatta tutto in un certo modo per salire gli scalini, per passare quei passaggi là, evitali proprio a questo punto se ti creano tanti problemi, no, però vabbè. Tieni una moto che ti serve dappertutto, perché tu ti vai a fare lo stesso discorso che facevo io avevo fatto una KTM mostruosa da mondiale dei fermi. Sicuramente era bellissima a Garzano dove stanno le pietre, era bellissima, copiava qualsiasi cosa, non potevo pigliare 10 km orari che tenevo una FIFA matta. Andiamoci a vedere un attimo il panorama di là e poi ci andiamo a fare un girone un po' più soft, perché io sto praticamente già quasi stanco da fine giro. No, un po' c'è, andiamo a cominciare. Non so perché. Che se ce la facciamo una dota la pietra si fa così. No, basta. Poi ti ho detto, sapetaglio, l'ho preso un po' di nodi. È tosta, è arrivato a un certo punto, io pensavo che era finita, città, il fornuto, poi c'è aiuta in salucchia, no, non è finita. Alla fine non ce la facevo neanche più io, iniziavo ad andare a destra e a sinistra, non tenevo più direzione. Comunque ci proviamo un po' con le considerazioni che facevo io, quindi, cioè una moto che. Io dicevo chiudeva, in realtà cioè, scartava, cioè da anteriore si sposta con come is, anche se mo è migliorata. Grazie. Risardo. Grazie che è migliorata, mo sta faticando. Allora, per quel poco che ne capisco io, perché rispetto per esempio
già un Giampaolo, no? Che ha un altro passo, un'altra guida, veramente sale sulla tua moto e ti puoi dire se c'è qualcosa che non va. Però per un livello come il nostro ti posso dire che mo sta veramente in una maniera. E ci vuole ancora qualche click dietro. Io te ne darei anche avanti, però non vorrei che chiudendo oltre i 4 dal tutto chiuso facciamo peggio. Però sarebbe una prova che si può fare, un altro paio di click si possono dare. Cosa certa è un'anomalia che tu devi lavorare con una sospensione completamente chiusa. Appena fatta, poi quando l'olio si consumerà un po', che bagaglio chiuso. Cioè quando l'olio si è perso di viscosità, dici tu. Perde di viscosità, infatti. Non lo so se sì, quando si degrada perde l'isconoide, penso di sì. E vai da lui, gli porti solo le force, gli dici sei, poi ci parli, gli dici senti, mi serve un sostegno maggiore. Cioè pensa che io sto lavorando tutto chiuso per farmela piacere. Voglio il doppio dell'idraulica che c'è, raddoppia tutte le lamelle. Basta. Poi ovviamente fatti dire sempre da, cioè io dico adesso per dire fatti raddoppiare tutte le lamelle, però chiedi a Giampaolo, dici Giampaolo queste sono le considerazioni, abbiamo chiuso, Gino ne voleva ancora, che ci devo far mettere dentro?